Ciao, benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi l'ultimo ordine che ho fatto da Shein. Mi è arrivato questo bel pacchettino, tra l'altro spedizioni velocissime perché in 4 giorni mi è arrivato l'ordine a casa. Meravigliosa questa cosa. E questa volta ho deciso di testare tutte cose di cancelleria. Visto che siamo nel periodo back to school e io amo questo periodo, direi insomma che era perfetto prendere tutte queste cosine. Io prima le ordinavo sempre da AliExpress, ma visto che nell'ultimo periodo non conviene più ordinare su questo sito, fortunatamente c'è Shein che ci salva. I prezzi sono super convenienti e le spedizioni veloci e sicure. Quindi cosa vogliamo di più dalla vita? Giù nell'info box già vi dico che troverete tutti i link delle cose che vi mostrerò in questo video. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale così non vi perderete i prossimi contenuti che porterò. Se amate la cancelleria Shein, non dimenticatevi di mettermi un bel pollice in su. E adesso cominciamo subito questo video. Ed eccoci qui. Allora, inizio a pescare le cose random. Oh wow, perché mi hanno mandato questo? Ce n'era un altro che a me piaceva. Allora, questo qui è un deco tape. Ovviamente era random, quindi non l'ho potuto scegliere. Tra l'altro, molte di queste cose che sono nel pacco sono appunto random, quindi sarà un po' una sorpresa anche per me. Perché hanno praticamente scelto loro cosa mandarmi. Funziona? Oh, come una. Oddio. Raga. Io non so se si vede. C'è tipo un capello, un pelo. È un po' sinistra questa cosa. Ok, qualunque cosa fosse l'ho tolta. Senza toccarlo, ovviamente. No, vabbè, ma che carino. Allora, di questi qua sushin ne prenderò sicuramente altri, sperando che me li mandino diversi e non tutti uguali. Ok, questa è già la prima cosa che mi piace da impazzire. Andiamo avanti. Oh, wow, che belli! Sono ancora più belli di come li immaginavo. Sono degli stickers fatti così a libriccino. Ve le sfoglio, ecco, così velocemente. E io ovviamente questo l'ho preso per decorare sia l'agenda che il diario creativo. E mi piace veramente tantissimo. Sono fatti bene, sono stampati bene. Wow, no, vabbè, amo! Ho preso questi stickers qui, cioè io su Shein stavo impazzendo. Sinceramente, avrei comprato tutto. E questi qua sono tutti gli stickers che adesso farò una ripresa a parte in modo da farveli vedere tutti. Benvenino, ma sono veramente adorabili anche perché hanno tipo dei rilievi dorati. Quindi non c'è più AliExpress, ma per fortuna c'è Shein che insomma risolve la cosa. Allora, questa qui non è una pennina USB, ma bensì è un lettore di card. Questo qua l'avevo preso mia madre. L'ho trovato utilissimo. Poi mi piace il fatto che sia bianco, c'è anche nero disponibile. Eccola qui, ed è per SD card e micro SD. È costata poco e funziona veramente benissimo, quindi se cercate una cosa del genere io ve la consiglio. Wow, ok, me li aspettavo più piccoli, invece sono Grandicelli. sono questi stickers con le varie faccine, questi mi piacciono molto di più come colorazioni. Sono belli, sono bellini. Andiamo avanti, velocizziamo perché sennò questo video dura 3 ore. Allora, altri stickers. Anche questi sembrano fatti molto bene. Eccoli qui. Sono diversi, come potete vedere. Oh, ci sono anche così a cerchio. Questi non mi ricordo se il colore è random e in realtà lo hanno scelto loro di inviarmi questa colorazione. In tal caso hanno fatto benissimo perché hanno praticamente indovinato,
sfumature dei miei colori preferiti. Altri stickers, questi sono fantastici, sono tutti giapponesi, sono veramente tanto tanto carini, sono un po' stilizzati, però mi piacciono. Poi io che amo follemente il Giappone, capite che questi stickers sono praticamente i miei preferiti. Andiamo avanti perché ci sono ancora un bel po' di cose. Altri stickers, questi sono troppo belli. Sono troppo belli. E sono così un po' sull'universo, il mare, con queste tonalità del blu, viola. No, vabbè, le balene. No, raga, io amo alla follia. Che belli anche questi. Ok, questi stickers io li amo. Cioè, non so neanche se riuscirò ad utilizzarli per quanto sono belli. Che odore! Che profumo! Oddio, sto impazzendo per l'odore di carta. È una cosa che mi manda fuori di testa. Washi tape! Ma che washi tape mi hanno mandato? Questi l'hanno scelti loro. Sì, sono carini, però... Allora, sono... Sottili, li ho presi principalmente per questo perché li cercavo molto sottili. Non sono bruttini, eh? Hanno queste tonalità sull'arancio, il giallino. Altri stickers. Qui ce ne sono tantissimi, è un pacco enorme. Cioè, guardate qua quanti ce ne sono. Sono tutti con le scritte. Anche qui vi metterò una clip per farvele vedere tutte perché altrimenti stiamo qua 2 anni. Però sono fatti bene, mi piacciono tanto tanto tanto. Altri stickers, anche questi li amo, dietro sono così. Sono tutte ragazze e ragazzi, ci sono anche maschietti. No, mi sa che sono tutte ragazze. Sono troppo belli, sono stampati benissimo. No, oddio, questi li amo veramente tanto. Sono stra contenta di averli presi e non vedo l'ora di iniziare ad attaccarli un po' dappertutto. Andiamo avanti. Anche questi li hanno scelti loro. Belli. Sono degli sticky note particolari. Allora, ho preso una colla tape così. Perché quella che avevo mi è finita. Ho trovato questa su Shein e l'ho presa. Inutile che la provo perché è praticamente una colla. Altri stickers. Questi mi incuriosivano tanto. Io non riesco ad aprirli. Wow, ma sono bellissimi. Sono praticamente trasparenti e hanno tanti fiori. Cioè, sembrano dei fiori veri. Sono fatti veramente benissimo, stampati alla perfezione. Altro mega pacco di stickers. Hanno su tutti i vari paesaggi un po' americani, californiani, adoro, con tutte queste tonalità del rosa, viola, molto estivo, positive vibes. Adoro, adoro, adoro. Questo cos'è? Oh, questo è un libriccino con gli stickers. Mi sono rifornita di stickers perché ne avevo troppo pochi prima. Guardate che carino che è questo libriccino, piccolino così. E dentro ci sono varie immagini. Wow, sono molto carine, soft, delicate, con fiori. Belli, mi piacciono. Ci siamo, ci siamo, ci sono le ultime due cose. Pacco vuoto, quindi lo posso eliminare. Ho preso questi che sono praticamente questi piccoli adesivi. Anche questi qui random, quindi il colore l'hanno scelto loro, però devo dire che ci hanno azzeccato perché mi piacciono molto. E gli ultimi stickers che ho preso sono dentro questa scatolina. Anche questi, se non mi sbaglio, sono random, non penso di averlo scelto io, forse c'erano varie immagini e mi pare l'hanno scelto loro, però hanno azzeccato perché è tutto a tema viaggi e io lo adoro, c'è il treno, la valigia, la macchina fotografica col cuore bellissima, la coppietta, no vabbè, mi piacciono
Tanto, tanto, tanto. Ve li consiglio perché sono stampati benissimo. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta di tutte le cose che vi ho mostrato. Il rapporto qualità-prezzo, secondo me, è ottimo. Quindi vi consiglio, se vi piacciono le cose di cartoleria, di prenderle da Shein, perché costano davvero poco e le spedizioni soprattutto sono sicure. Come vi ho detto all'inizio, giù nell'info box troverete tutti i link se per caso ci sono delle cose che vi piacciono. Se vi va, ditemi quali sono le vostre preferite. Se avete già ordinato cartoleria da Shein, come vi siete trovati. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo il pollice in su se non l'avete ancora lasciato. Ve lo lancio questa volta. Vi lancio un bacio e se vi va noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!